Rispondere alla domanda a chi è Zetsu non è così semplice. Sì, è un membro di Alba, ma è uno di quei personaggi attorno cui ruota un denso alone di mistero. Una delle prime cose che balzano all'occhio è la sua duplice personalità, intuibile anche a livello cromatico. Una metà è nera, cinica, taciturna e seria, mentre l'altra è bianca, beffarda, infantile e imprevedibile. Grazie a questa sua caratteristica è anche l'unico membro dell'Alba a non dover lavorare in coppia con un compagno, potendo infatti dividersi a suo piacimento. Tuttavia, delle due metà, quella sicuramente più importante è lo Zetsu Nero. Costui è unico, è un'eredità, un retaggio di Kaguya Otsutsuki, madre dell'eremita delle sei vie, e ne rappresenta la ferrea volontà malvagia. L'altra metà, lo Zetsu Bianco, è facilmente rimpiazzabile, come si scoprirà poi nell'anime. Infatti ce ne sono tantissimi e non sono altro che le vittime dello Tsukuyomi infinito lanciato molto tempo prima da Kaguya stessa, prima di essere imprigionata dai suoi due figli, poi potenziati da Obito con delle cellule di Hashirama Senju legate al legno. Ma lo Zetsu Nero, come già detto, è uno solo, è molto vecchio poiché fece tempo a vedere i due figli di Kaguya, Agoromo e Amura, scontrarsi tra di loro. E corruppe Indra, figlio di Agoromo, per poi corrompere con il suo potere oscuro e malvagio tutta quanta la discendenza degli Uchiha. Il suo obiettivo è sempre stato far risorgere Kaguya dal momento che lui stesso è parte della sua volontà, riunendo le due casate, ma senza mai riuscirci. Tuttavia, vide nell'allora giovane Madara un potenziale alleato forte a sufficienza da riuscire laddove lui continuava a fallire. Così, dopo lo scontro contro Hashirama nella Valle dell'Epilogo, penetrò nel suo corpo, corrompendolo, ma soprattutto ingannandolo. In questo modo Madara si convinse di aver creato lui stesso gli Zetsu bianchi e persino lo Zetsu nero. Costui disse a Madara di essere frutto della sua volontà e di essere destinato a sopravvivere alla sua morte ed eseguire il suo volere, mentre in realtà non aveva altri padroni se non Kaguya stessa. Quindi, di fatto, potremmo anche affermare, senza sbagliare troppo, che fu Zetsu a fondare l'Alba, con l'obiettivo di estrarre tutti i Cercoteri in modo da poter un giorno risvegliare la madre, e non di utilizzarli come invece voleva Madara alias Obito. Cosa che riuscirà a fare alla fine di tutti gli eventi. Dopo la morte di Obito, che ha sempre disprezzato, nonostante fingesse di servire fedelmente, si fonderà alla madre, diventando il suo braccio. Ma Naruto e Sasuke riusciranno a neutralizzarlo per poi sigillare Kaguya per sempre, gettando anche Zetsu nel Chibaku Tensei, dove troverà la morte, segnando la fine del suo folle piano malvagio. Zetsu è sempre stato un personaggio misterioso, vanta molte tecniche insolite, come il fondersi con qualsiasi oggetto e superficie, lo spostarsi ad altissima velocità e l'essere invisibile a tutte le abilità oculari, ad eccezione del Rinnegan. Inoltre, sembra anche poter assorbire il chakra ed utilizzare tutte le tecniche di coloro con i quali si è fuso, dimostrandosi così un avversario molto ostico e molto pericoloso. Tuttavia, l'aspetto forse più interessante di Zetsu è quello che lui rappresenta. L'universo di Naruto ci ha regalato moltissimi personaggi dalle ferree convenzioni e dalla volontà ardente, ma Zetsu no. Lui sì, è un frammento di volontà pura, di volontà effettiva, ma non la sua, bensì quella di Kaguya, sua madre. Quindi è nella sua natura essere sia privo che vincolato all'ambizione. Privo perché appunto questa non è sua, e vincolato proprio perché la sua essenza non è altro che desiderio altrui, un'eco antica di avidità proveniente da un mondo sconosciuto. E questa caratteristica, in mezzo a personaggi così diversificati, rende Zetsu forse davvero unico.